Montesilvano e Capistrello si affrontano nel match valido per la terza giornata del campionato di eccellenza. Entrambe le formazioni appaiate a un punto hanno necessità di ottenere il primo successo stagionale. La squadra di Antignani, dopo il KO con l'Aquila, si affida alle giocate di Primio, Bassi e Maiorani in avanti, squalificato mister Antignani. Gli ospiti che a Spoltore hanno mostrato gli artigli in un pirotecnico 3-3 affidano le giocate offensive all'estro di De Meis e alla finalizzazione di Orlando Aquino, fischia Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona. La cronaca si apre con un primo tempo giocato comunque a bassi ritmi. Al quarto d'ora punizione di Maiorani, ci mette i guantoni di Girolamo. Da un corner battuto da De Meis, brusca di testa, impegna Ubertini che con l'aiuto della traversa respinge in corner. Episodio da moviola dopo la mezz'ora, quando i rovetani protestano per un presunto fallo di mano in area di Barbarossa. Giallorenzo lascia proseguire. 60 secondi dopo si riaffaccia in avanti il Capistrello, Deramo impensierisce Ubertini ma non inquadra la porta. Al 38esimo violento scontro di testa tra Brusca e Bassi, entrambi saranno costretti ad uscire. Prima dell'intervallo c'è tempo per una punizione velenosa di Orlando Aquino che sibila alta sopra la traversa difesa da Ubertini. Cambia il copione nella ripresa con il Montesilvano che alza il giri del motore. Maiorani fa la sponda per Piovani che da buona posizione spara altissimo. Il neoentrato Tassone si gira e dal limite lascia partire un tiro a giro che sfiora il bersaglio grosso. Al 27esimo, in azione di contropiede del Montesilvano, Piovani salta di Girolamo in uscita concludendo debolmente. De Roccis salva sulla linea. Il Capistrello mette fuori la testa alla mezz'ora, suggerimento per Deramo che sul più bello si fa anticipare da Cavallucci e Ubertini in uscita. Al 33esimo vantaggio dei padroni di casa, punizione tagliata di Maiorani che trova Barbarossa sul secondo palo. Il centrocampista colpisce di testa e con una parabola insidiosa inganna di Girolamo. È 1-0 ed è il primo centro in questo campionato per il numero 11. Adesso la squadra di Antignani gioca sul velluto. Tassone calcia colpo sicuro, altro salvataggio per i marsicani del tecnico Giordani. Lupinetti nasconde il pallone agli avversari. Tassone con qualche problema riesce a servire al centro De Marco che inizia a prendere confidenza col pallone ed infatti allo scoccare del 90esimo i verdeoro chiudono i giochi. Azione insistita di Cavallucci che serve ancora De Marco, questa volta il 20 batte di Girolamo facendo esultare la panchina locale. Termina 2-0 a Montesilvano, il Capistrello cede alla distanza, la squadra di Antignani ottiene i primi 3 punti in campionato. Mister Bordoni, preparatore dei portieri del Montesilvano, oggi la prima vittoria in campionato, una grande prestazione, soprattutto un secondo tempo straripante. Ma i ragazzi sono stati molto bravi, sapevamo che incontravamo delle difficoltà, però alla lunga penso che siamo usciti bene sia col gioco che anche fisicamente, abbiamo detto fino alla fine, abbiamo conquistato una vittoria importante e sicuramente meritata. Sì. 7 fuori quota dall'inizio, una squadra giovanissima che però ha fatto valere la sua forza. Ma 7 fuori quota sicuramente, però 7 giocatori, 7 ragazzi bravi che sono andati a affrontare una squadra di categoria dove c'erano dei vecchi marpioni che però non si sono fatti intimorire. Alla fine penso abbiano fatto una buonissima prestazione tutti i ragazzi che stanno crescendo, dobbiamo aspettarli perché secondo me sono degli ottimi elementi e ci possono portare delle buone soddisfazioni. Mister Giordani, avete approcciato bene la partita, poi nel secondo tempo è venuta fuori una freschezza del Montesilvano che non vi ha permesso magari di fare qualcosa di più. Sì, ha detto bene lei, è stata penso una partita a 2 volti dove nel primo tempo abbiamo fatto molto meglio noi, forse meritavamo anche il vantaggio, poi però il secondo tempo loro, anche se buoni ai primi 10 minuti, poi dopo loro avevano più energie e noi inspiegabilmente ci siamo proprio afflosciati e a maggior ragione poi dopo che abbiamo preso il gol dell'1-0 siamo stati più capaci di avere la forza né mentale né fisica di reagire all'avversario che diciamo che la mezz'ora del secondo tempo che ha fatto ha meritato la vittoria. Secondo lei qual è stata la differenza rispetto alla trasferta di Spoltore nel secondo tempo? Lì siete riusciti invece a fare davvero qualcosa di importante. Non lo so, io mi auguro che sia il caldo di oggi, perché magari oggi effettivamente era abbastanza caldo. È una domanda che mi sto cercando, devo trovare una risposta anch'io, ancora non l'ho trovata, in settimana ne parleremo con i ragazzi e vediamo, perché la squadra, ripeto, fisicamente stava bene e domenica l'avevamo dimostrato a Spoltore.